parla di bullismo, si parla di cultura, si parla di cyberbullismo, ma questo è il premio Borsellino. Quanto è importante l'esempio di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone per i ragazzi di oggi? È importantissimo perché loro non sono completamente di un'altra epoca e quindi vanno calati in quella che fu la realtà che sembra di secoli or sono, ma in realtà è 32 anni fa. E ovviamente come persone insomma, molto più importanti di me dicono, se non si conosce la propria storia non si ha un presente, non si ha soprattutto un futuro. Quindi bisogna fargli capire che cosa è accaduto, ma anche qual è tutta la rete, il complesso di valori che queste persone che hanno dato la vita per la legalità hanno espresso. E ovviamente facendolo lo si attualizza pure, quindi il significato della legalità non è un monolite fermo a 32 anni fa, ma è qualcosa che ha una vita e vale per i giorni d'oggi. Il tema del bullismo è stato molto trattato oggi anche dal vice capo della polizia e ha detto che è un problema fondamentalmente di cultura. Eh sì, è un problema di cultura, e soprattutto nel momento in cui ci si confronta con una realtà del tutto nuova, cioè internet, che anche in questo caso ecco, qualche decennio fa era totalmente inesistente. Oggi invece informa le vite dei ragazzi, degli adulti, della scuola addirittura, che su internet si vive con il registro elettronico, pensiamo per esempio, no? E quindi di conseguenza bisogna far sì che i ragazzi capiscano che internet è uno strumento da possedere, ma non è uno strumento da cui essere posseduti, perché se accade questo allora sono guai, perché poi lo vediamo anche con tante sfaccettature criminali e comunque di disagio.